giro di boa del campionato italiano NASCAR. Amici appassionati della NASCAR americana, delle serie a stelle e strisce, benvenuti in diretta dal Tennessee, lo stato confederato per eccellenza, per l'ottavo appuntamento da un protagonista assoluto, il tracciato Bristol Motor Speedway, uno short che metterà stasera a durissima prova gli eroi della NASCAR. Ai massimi livelli, il Tireo partirà sicuramente molto presto, come ci abituano a fare, ed è così, bugiti, Tireo parte subito, seguito come un teammate da Benny Baldi. Fabbri riesce a mettersi in terza posizione a danno di un strepitoso Blesio, sempre Bonacci già in battaglia con Cuccia. La pesca rientra, Tireo davanti a Fabbri sotto, di nuovo in T1, guardate intanto Benny Baldi su scarcio con Fabbri, mentre intanto è stato doppiato Belloli, attenzione Fabbri sempre all'interno, di nuovo al contatto, colpisce Tireo, va in spin Tireo, attenzione Tireo, centropista viene colpito da Blake. E lo va a riprendersi la testa della corsa e davanti a sé la Pescar che rientra in box, non se lo fa ripetere anche Adriano Stefano, ottimo, mentre Bonati e Sollima sono in battaglia tra di loro, Curcio anche dietro, va in battaglia la Manna. Fabbri, Bonati, Cuccio, Stefan, Bartelloni e Sollima, Di Emilio, Ivaldi, Decker, Mancini, la top 10. Chiaramente qui siamo a Bristol, è un lampo che una gara bella diventi drammatica, attenzione quasi al contatto, c'è un tree wide. È il tree wide che provoca un leggero contatto. Curcio riprende la posizione e il replay, no, è stato proprio Curcio che ha chiuso. Ma dietro, e quindi Fabbri in un lampo ha riguadagnato la testa della corsa e ha ripreso a macinare il suo inizio. Fabbri ha fatto veramente un capolavoro. E prende la seconda piazza proprio su Luigi Bonati. Andiamo a vedere Nicky Decker in quarta piazza, cerca di agguantare in percorrenza qua. Fabbri. Sì, siamo a Sollima, Bonati, attenzione, Benivaldi anche. Nicky Decker non entra in box, possibile, non entra in box Nicky Decker. Però la partenza di Bartelloni, Bartelloni parte adesso, l'ha preso in contropiede, ha aspettato, parte però frena, frena improvvisamente quasi per far filare Fabbri, che infatti si mette all'esterno in T1, T2, vanno sul back straight, Fabbri chiaramente trazione migliore, grazie a... Ma non risultano lo stato attuale delle disposizioni, attenzione contatto! L'abbiamo visto insieme, sì. La prima posizione per proprio al photo finish è in questo momento di Benny Baldi, che proprio in uscita box ha guadagnato quella testa della corsa e adesso sarà il primo a ripartire proprio davanti al pilota toscano con la lunga. La parte ora, ottimo lo spunto di Benny Baldi, ottimo anche quello di Alessio Fabbri,
buono anche su Lima, che però è già sotto attacco di Bonatti, ma andiamo davanti alla testa della corsa. Grande partenza, attenzione su Lima, di nuovo ottimo su Luigi Bonatti, dietro Bartelloni, Curcio di Lima. Stavolta Fabri passa all'interno. Fabri passa. Andiamo a vedere davanti, intanto battaglia anche delle posizioni di rincalzo. Fabri è passato comunque su Benivaldi, grande lo spunto del pilota toscano. Prima fila con lui, affiancato. Parte ora Alessio Fabri, un po' più lento. Benivaldi che forse si vede attaccato da Bartelloni in terza posizione. No, Benivaldi è partito un po' dietro, però è riuscito a farsi sotto. Attenzione di nuovo a Bartelloni che si cerca di farsi vedere all'interno proprio da Benivaldi. Adesso devono vedersela proprio con Sollima e Curcio, che sono in battaglia tra di loro. Guardate Curcio come riesce a stare. Curcio vanno ai box, attenzione, scelta particolare. I piloti sono ancora a pieni giri, questi due piloti. Fabri non si è fermato, Bartelloni non si è fermato perché mancano solo 13 passaggi. Però Benivaldi nemmeno si è fermato, guadagna la terza piazza perché Sollima e Curcio si sono fermati, questo potrebbe essere però un colpo di scena. Attenzione, guardate Benivaldi, anche lui con le gomme soltanto, probabilmente ha cambiato soltanto le gomme esterne. Contatto! Contatto tra Curcio, se non sbaglio, e Sollima. E Sollima si gioca la possibilità. E no, poi ancora... Sollima viene colpito! Viene colpito. Car, mancano tre giri. Alessio Fabri imprime il suo sigillo proprio sulla gara del tennis e quindi fa un grande salto in classifica.